Grazie Presidente, esprimo il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia al decreto in conversione. Lo faccio in forza di una riflessione e di una stanca ritualità alla quale purtroppo l'Aula si sta abituando, cioè al fatto che il Governo produce atti e al fatto che l'opposizione, segnatamente Fratelli d'Italia, denuncia il fatto di non essere intervenuta nella genesi di quegli atti. E lo dico perché, e voglio essere chiaro, Fratelli d'Italia non vota elementi e produzioni politiche che vengono procrastinate. Fratelli d'Italia vorrebbe intervenire nella genesi degli documenti e dei provvedimenti in analisi. E questo è, diciamo, il discrimine fra una destra nazionale, sociale e popolare che crede nel proprio paese e non crede nelle divisioni politiche, soprattutto in questo momento storico del nostro paese. Ma vede, Presidente, noi abbiamo cercato di convincere la maggioranza rispetto all'opportunità che non debba essere il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, non intervengo sulla sua composizione, non faccio e non do giudizi di merito, ma che il Parlamento, la politica, i rappresentanti del popolo, insieme ai tecnici, producessero gli elementi validi per superare il momento di pandemia della nostra nazione. E invece no. Addirittura questi elementi prodotti dal CTS sono stati secretati in forza di un'azione politica fatta da parte di Fratelli d'Italia. Siamo riusciti a scoprire tante cose, a desecretare questi atti. Alcune pare non siano stati ancora desecretati e per questo io chiedo al Governo che si impegni in questo, perché noi siamo curiosi, aneliamo, vogliamo sapere che cosa è prodotto dal nostro Comitato Tecnico Scientifico. Quindi non c'è un coinvolgimento nella genesi. Non c'è un coinvolgimento anche nell'attività parlamentare. Fratelli d'Italia, nella 12ª Commissione, con la collega Bellucci, si è sforzata di presentare emendamenti evidentemente migliorativi agli atti in conversione. Risultato: stanco, tutti i nostri emendamenti bocciati. Salvo però dirci che sono emendamenti, come dire, di buonsenso, che sono emendamenti accoglibili, che sono proposte valide, ma purtroppo non si può, perché in forza di un monocameralismo di fatto, in forza dell'urgenza, in forza non si sa di che, non si possono accogliere i nostri emendamenti. Di che cosa avevamo parlato insieme alla collega Bellucci? Avevamo parlato della DAD, un elemento particolarmente diciamo a noi caro, in particolare alla collega capogruppo. Avevamo parlato di lavoratori fragili, avevamo parlato dell'assistenza domiciliare agli anziani, infermieristica, un altro tema. Fratelli d'Italia ha letto i dati e ha dato una strategia: soltanto l'1,1% dei morti sono under 50, tutto il resto sono, purtroppo per gli anziani, diciamo under 80, quindi al di sopra degli 80 anni, e nella fascia anche fra 70 e 80 e 90 in su. Che significa questa? Che noi abbiamo l'obbligo di mettere in protezione tutta una serie di nostri concittadini che purtroppo sono oggi oggetto della virulenza del coronavirus. E quindi di qui anche questo emendamento, garantire anche gli incontri fra genitori e figli, parliamo evidentemente di incontri protetti, parliamo evidentemente di genitori separati. Nulla, anche questo bocciato. Altro elemento: noi cerchiamo di intervenire nella genesi di provvedimenti con quello strumento straordinario che sono le interrogazioni parlamentari, e qui cito il mio collega Salvatore De Idda, che puntualmente ricorda all'Aula che noi produciamo interrogazioni parlamentari, Presidente, e a queste interrogazioni puntualmente non ci viene data risposta. Noi veniamo lesi nella nostra attività parlamentare, che forse in questo momento è l'unico strumento per cui un parlamentare del territorio riesce a denunciare aspetti che non vanno. E purtroppo anche qui ci ritroviamo di fronte al diniego, di fronte a un muro posto da parte della maggioranza.
Avremmo potuto parlare della strategia generale di gestione di questo coronavirus, ricordavo il tema ampio delle fasce d'età rispetto alle quali c'è l'incidenza del virus. Avremmo voluto parlare della strategia vaccinale. Ora riconosco l'onestà intellettuale del collega De Filippo, ma possiamo dire in quest'Aula che nella fase di vaccinazione rispetto all'influenza stagionale c'è stato un buco da parte del sistema sanitario nazionale, atteso che ad oggi larghissime fasce della nostra popolazione, larghissime aree geografiche della nostra nazione non hanno ancora visto l'intervento dei vaccini, non sono stati ancora somministrati i vaccini. Allora c'è stato un errore fondamentale nella determinazione del numero dei vaccini da acquistare e da somministrare ai nostri concittadini. Era di tutta evidenza che se la comunità scientifica, se la politica dice ai cittadini vaccinatevi perché è utile in questo momento, è evidente che poi i cittadini ci seguono. Però corrispondentemente il Ministero non ha acquistato vaccini. Lo possiamo dire no, che c'è stato un gravissimo errore. Allora noi lo diciamo non perché ci piace fare i primi della classe, non perché, e io lo voglio ricordare, il 30 di gennaio di quest'anno, quando ancora si parlava in maniera embrionale del coronavirus, il sottoscritto al nome del gruppo ricordava l'importanza della vaccinazione e ricordava l'opportunità, sottolineava l'opportunità di poter aprire una stagione vaccinale, una finestra vaccinale. Perché? Perché è evidente i sintomi del coronavirus rispetto ai sintomi dell'influenza stagionale sono sovrapponibili. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo cosa è successo poi, cioè che pazienti ammalati di coronavirus, pensando di essere ammalati di un'influenza stagionale, sono andati nei pronto soccorso, questo è avvenuto al nord, è evidente, purtroppo, e hanno infettato, aspettando essendo presumibilmente codici bianchi, hanno aspettato che persone con altre patologie avessero ascolto e quindi, stazionando per 4-5 ore all'interno dei pronto soccorsi, hanno infettato tutti e hanno determinato i primi focolai. Noi l'avevamo detto. Allora noi non ci piace fare le Cassandre, ma viviamo la nostra società, ascoltiamo la parte sana della comunità scientifica, per questo vogliamo dare e incidere nelle decisioni, e purtroppo questo non ci viene fatto e non ci viene data la possibilità di fare. Cosa vi voglio dire? Rispetto ai tanti errori fatti tematica di vaccino stagionale, oggi noi ci dobbiamo già orientare su quello che sarà il vaccino per il coronavirus. Innanzitutto, lo ricordavo poc'anzi a una collega, non esistono fantasie sul vaccino. Noi abbiamo un sistema nazionale e vive Dio che funziona. Se l'AIFA dà l'AIC, l'autorizzazione di iniezione in commercio, quel vaccino è sicuro e quindi va fatto, e quindi va altamente consigliato di fare. Però rispetto a questo noi dobbiamo essere pronti da un lato ad acquistare le quantità sufficienti a determinare la cosiddetta immunità di gregge, da un lato, ma soprattutto dobbiamo assicurare la catena del freddo nella conservazione dei vaccini e la copertura territoriale. Allora a me pare fantasmagorico, e parlo evidentemente al governo, che in questo momento non si sia pensato di coinvolgere le farmacie private convenzionate, le farmacie pubbliche, quindi le farmacie comunali, nella somministrazione del farmaco, cosa che avviene in paesi civili come la Francia, come la Svizzera, come il Portogallo, in tanti altri paesi. Perché questo? Perché la farmacia è quell'istituto sanitario di prossimità che, in forza della pianta organica, è presente sul territorio al massimo in una distanza di 200 metri l'un dall'altra, quindi che copre dal cucuzzolo della montagna fino al piccolo paese di fino al centro cittadino metropolitano, la nostra nazione. Allora non coinvolgere questo pezzo di sanità, non si sa perché, mi sembra un altro elemento che potrà e dovrà portare, e porterà, spero di no, al fatto che vi sarà difficoltà nel vaccinare tutti quanti gli italiani. Avremmo voluto parlare
del DM70 del 2015 e di tutto ciò che ha provocato nella nostra società, nella misura in cui sono stati chiusi ospedali, punti di primo soccorso, pronti soccorsi, si è destrutturata la sanità pubblica, ma non si è attrezzato il territorio. Le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta non sono stati potenziati nella loro attività territoriale. E noi ci siamo ritrovati da un lato ad aver chiuso le strutture pubbliche, dall'altro lato a non aver potenziato il territorio. Un dibattito su questo lo vogliamo aprire, sì o no, in quest'Aula? E se non lo facciamo in Parlamento, dove dobbiamo parlare di queste cose? Dove e con chi? Allora, anche qui Fratelli d'Italia avrebbe voluto dare un suo contributo. E, Presidente, se non denunciamo in Aula che per esempio ci sono state tutta una serie di ritardi, io lo voglio ricordare, il contact tracing è saltato. Sapete quando è stato fatto il bando per il contact tracing? Il 24 ottobre di quest'anno, cioè noi mentre abbiamo avuto tutta un'estate in cui la morsa della virulenza del coronavirus si è rallentata e quindi potevamo fare programmazione, ci siamo trovati invece a promulgare un atto che prevede l'assunzione di 1500 sanitari e di 500 amministrativi per il contract tracing il 24 di ottobre. E poi c'è un richiamo dello stesso Ministero il 6 novembre perché di quei 1500 più 500 siamo una percentuale di assunzione de sì e no e il 10%. Allora, rispetto a questo vogliamo dire che ci sono state responsabilità e se ci sono responsabilità in capo a delle persone, immagino e dico il Presidente Arcuri, ma perché noi continuiamo a premiare questa persona dandogli ulteriori responsabilità quando invece noi avremmo onorevole, questa persona? Grazie onorevole Gemmato, onorevole Pini, prego.